Benvenuti a questo primo incontro del corso in cui cercheremo di approfondire questi aspetti della costruzione e programmazione di robot mobili. E forse non so se prima di iniziare volevo chiedere se c'era qualche domanda o qualche aspetto amministrativo o diciamo di carattere organizzativo. Visto che abbiamo in linea anche delle persone della Fondazione di Lincee per le Scuole, in caso ci fosse qualche domanda, osservazione dal punto di vista organizzativo, non tecnico, prima di iniziare la parte di introduzione relativa al corso. Se potete tranquillamente accendere il microfono e parlare oppure alzare la mano prendere la parola. Buonasera, allora io sono Morelli del Pacinotti di Taranto. Volevo chiedere, questi incontri saranno registrati e visionabili anche in un secondo momento? Sì. Ok, e il luogo, il sito, link dove trovarli? Allora, voi dovreste aver riempito un form per la partecipazione. Ok. Quindi ricevere delle informazioni via mail, nello stesso modo con cui avete ricevuto l'invito per partecipare a questo Ok, va incontro. bene, grazie. Ho risposto bene? Ma come no? Ci mancherebbe. E chi ci sfida di Perfetta, essere esposto? professore. Ho anche poi qualche slide su questo, perché ovviamente sono state domande comuni anche per gli altri corsi. Bene, allora, se non ci sono altri interventi, prima di tutto mi fa molto piacere essere presente a questo incontro. Mi dispiace che siamo davanti a un computer e non siamo tutti insieme in una stessa stanza, però ovviamente vedo anche questa come un'opportunità, perché probabilmente un'organizzazione senza la possibilità di collegamenti remoti avrebbe sicuramente creato difficoltà per la partecipazione, per la vostra partecipazione a questi eventi, e quindi consideriamo appunto lo strumento telematico un'opportunità per poter in maniera semplice fruire di questi incontri, anche se ognuno di noi è in una città diversa in questo momento, quindi questo sicuramente è un vantaggio. E lo svantaggio del fatto che non siamo tutti in una stessa stanza, mi chiederei di co coprirlo in qualche modo, se possibile accendendo le telecamere, così ci vediamo e facciamo finta di essere un pochino più interattivi. E appunto, come dirò, diciamo, questi incontri vogliono essere, per quanto mi riguarda, diciamo veramente degli incontri, non delle lezioni. Non stiamo facendo didattica a distanza, eccetera. E quindi vi invito a partecipare, a intervenire quando volete, sia accendendo direttamente il microfono, sia alzando la mano. E poi ovviamente ci saranno dei momenti in cui insomma, chiederò, però potete intervenire in qualunque momento. E questo per appunto dare una connotazione a questi incontri di carattere veramente. Scusate, ogni tanto devo confermare la presenza delle persone. Vogliamo dare, diciamo, a questi incontri un carattere di lavoro di gruppo, quindi non di lezione, per cui non c'è un professore e gli studenti, ma ci sono tante persone che stanno virtualmente intorno a un tavolo e parlano di qualcosa che interessa a tutti. Io ho sulla mia destra lo schermo in cui ci siete tutti voi, mentre frontalmente ho un altro schermo in cui ho le slide. Quindi quando vedete la mia testa ruotata verso la mia destra, non è, diciamo, non, sto guardando voi in realtà, anche se voi invece vedete me di profilo. Questa è un'organizzazione che per me è un pochino più conveniente. Quindi ho appunto due schermi, non vi preoccupate sia ovviamente di scrivere in chat se volete, ma ripeto, vogliamo mantenere interattiva tutti questi incontri, per cui sarò ovviamente ben lieto di
avere il vostro contributo in qualsiasi momento. Io non ho l'obiettivo di finire le slide entro le 2 ore di questo incontro. Ho preparato un po' di slide, ma possiamo tranquillamente fermarci prima. Quindi, se troviamo degli elementi di discussione, non c'è assolutamente nessun problema. Quindi, non pensate che un intervento possa far perdere tempo, perché comunque siamo qui per discutere di questi aspetti. Ok, io la prima slide è una slide di presentazione. Ok, una slide. Scusate, ogni tanto mi devo interrompere perché appare il messaggio per accettare l'ingresso di altre persone. Bene, allora mi presento, sono Luca Iocchi, professore presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica e Automatica Gestionale dell'Università di Roma La Sapienza. Sono un ricercatore e docente universitario in varie materie, ovviamente nell'ambito dell'intelligenza artificiale, della robotica, dell'informatica e così via. E da diversi anni, diciamo, abbiamo attivato dei programmi per insegnare l'AI e la robotica nelle scuole, portando gli studenti a partecipare a dei progetti. Abbiamo, diciamo, già prima dell'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro, noi avevamo una serie di attività che venivano fatte anche con le scuole o con dei team di ragazzi che partecipano, ad esempio, a delle competizioni. Poi nel 2015 abbiamo iniziato con l'alternanza scuola-lavoro, quindi il primo anno in cui è stata attivata, abbiamo proposto un progetto per la costruzione e la programmazione di robot, e poi abbiamo continuato a fare molte attività nelle scuole di diverso tipo, principalmente nelle scuole superiori, sia, diciamo, per quanto riguarda gli aspetti di orientamento, quindi la possibilità, appunto, ai ragazzi di conoscere cosa si fa all'università, in particolare nella facoltà di ingegneria informatica, e quali sono i concetti di base e le challenge, le prospettive dell'intelligenza artificiale e della robotica. Poi abbiamo avuto l'opportunità anche di portare attività didattica nelle scuole anche di primo grado e anche nella scuola dell'infanzia. Quindi da tutte queste attività, diciamo, io ovviamente personalmente sono un ricercatore e un docente molto appassionato in questi ambiti, e mi piace anche esplorare la possibilità di coinvolgere ragazzi più giovani rispetto ovviamente ai nostri studenti universitari che io vedo tutti i giorni. E quindi da queste attività che sono state fatte negli ultimi tanti anni ormai, quasi 10, è nata l'idea appunto di questo corso, per cui ho deciso, insomma, di proporre questo corso. Molto piacere sia che è stato accettato e che ci sia una buona partecipazione da parte vostra. E quello che avete letto nel piccolo paragrafo che pubblicizzava questo corso parlava appunto dell'obiettivo di supportare docenti e team di studenti nella costruzione e programmazione di robot mobili. Allora, l'obiettivo di questo corso, lo vedremo, lo dirò varie volte, non è quello di far diventare né voi docenti né i ragazzi esperti di robotica e intelligenza artificiale, ma vogliamo semplicemente discutere insieme quali possono essere degli strumenti didattici che permettano ai ragazzi, in particolare, di avere dimestichezza con queste tecnologie. E ovviamente i docenti hanno un ruolo fondamentale, voi docenti avete un ruolo fondamentale, che nella mia vista non necessariamente è quello di insegnare specificatamente un particolare aspetto della robotica, dell'intelligenza artificiale o dell'informatica, ma molto spesso abbiamo visto, insomma, nella nostra esperienza che il docente può avere un ruolo molto importante di tipo educativo e pedagogico, anche organizzativo, per guidare per esempio dei team di studenti
a partecipare a questi progetti. Esistono varie possibilità per i ragazzi di partecipare a progetti di questo tipo, e ne esistono alcune che sono quelle che io vorrei discutere più di tutte, diciamo, in questa serie di incontri, che non richiedono che voi docenti diventiate esperti di AI robotica e la dovete necessariamente insegnare ai vostri studenti. Poi ovviamente questo, diciamo, non è che pensiamo che non lo possiate diventare. Quello che voglio dire è che non è necessario, non è obbligatorio. Questo perché capisco bene che ovviamente, diciamo, insomma, ci sono vari altri aspetti, impegni personali di ciascuno di noi e altri impegni, eccetera. Per cui in un corso di poche ore come sarà questo, è chiaro che non possiamo avere un obiettivo di far diventare persone esperte in materie che, diciamo, saranno viste solamente in poche ore. Però invece quello che penso, e quella che è un po' la nostra esperienza, è che possiamo comunque definire dei percorsi didattici e quindi sfruttare le vostre capacità di insegnanti, di didatte, per coinvolgere gli studenti in queste iniziative. Queste iniziative possono essere di diverso tipo. Ovviamente l'obiettivo principale è quello di considerare iniziative tecnologiche in cui si integra informatica, robotica, intelligenza artificiale e qualche altro aspetto, poi vedremo fino a che punto possiamo arrivare, e con l'obiettivo di partecipare. Quindi l'obiettivo principale è che i ragazzi si devono sentire partecipi dell'attività didattica e non semplicemente, diciamo, fruitori, e quindi dare la possibilità ai ragazzi di essere loro in prima persona, per esempio quello che vedremo è a costruire robot, a programmare robot, quindi non siamo noi docenti che spieghiamo loro cosa fare, ma gli mettiamo in mano gli strumenti e gli diciamo: adesso voi, team di ragazzi, fate questa attività. E l'attività può essere orientata sia a progetti scolastici all'interno della classe, ma come immagino sapete esistono diverse competizioni sia a livello nazionale che a livello internazionale tra studenti, e quindi una possibile, diciamo, obiettivo per un'attività di questo tipo potrebbe essere quella appunto di supportare team di studenti che partecipano a competizioni studentesche. Ripeto, con un obiettivo di dare loro la possibilità di costruire il team, che vuol dire ovviamente non solo costruire le competenze tecniche per costruire robot, programmarlo, eccetera, però come sapete bene, quando si lavora in team, cioè, ci sono anche una serie di aspetti fondamentali nel lavoro di gruppo, nel dover gestire le interazioni tra i partecipanti al team. Ci sarà normalmente una persona più intraprendente che magari cerca di prendere il ruolo di leader, ci saranno delle persone più brave ma un po' più timide, e quindi il lavoro di gruppo serve anche a gestire e migliorare le capacità interpersonali all'interno di un gruppo. E la partecipazione a competizioni serve ad aggiungere ulteriori elementi, ulteriori competenze trasversali, ripeto, oltre a quelle tecniche, che sono quelle di rispettare le regole, ovviamente, ogni competizione ha una regola e le regole devono essere rispettate, di rispettare le deadline, perché le competizioni hanno uno schedule per cui bisogna arrivare pronti il giorno della competizione, rispettare i giudici, gli avversari, imparare a vincere, imparare a perdere, e quindi l'interazione anche con altri gruppi di studenti. E quindi ovviamente tutte queste attività sono molto formative, sia dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista di una serie di competenze trasversali. Quindi, diciamo, l'obiettivo principale di questo corso è focalizzare l'attenzione su cosa possiamo far fare ai nostri ragazzi,
Però qui in questo corso siamo tutti docenti, non ragazzi, però insomma l'obiettivo appunto è quello di capire che tipo di attività didattiche, che ruolo può avere un docente come voi nel offrire possibilità ai vostri studenti di partecipare a questo tipo di attività didattiche. E, vabbè, le motivazioni forse ve le ho già dette, sostanzialmente dal mio punto di vista è quello di mettere a disposizione, divulgare e ampliare le esperienze che abbiamo maturato negli ultimi anni di progetto. Tra l'altro riconosco alcuni docenti con cui abbiamo collaborato in questi anni, con cui stiamo collaborando in questo momento. Ovviamente per motivi logistici questa attività è stata fatta a Roma e in pochi posti vicino a Roma, quindi a me fa molto piacere avere l'opportunità anche di coinvolgere docenti di appunto, città e regioni non vicine a Roma, insomma, ecco, quindi queste attività per motivi logistici al momento le abbiamo fatte solamente localizzate. E per allargare la partecipazione delle scuole a programmi educativi e a competizioni studentesche, io penso che questo sia, diciamo, ne esistono già tanti, quindi effettivamente esistono tanti programmi educativi, tante competizioni studentesche, eccetera. E penso che però se diamo l'opportunità, altre opportunità ai ragazzi, questo sicuramente è qualcosa che possa essere di valore per i ragazzi stessi. Anche perché, come dicevo prima, alla fine i ragazzi, soprattutto insomma negli ultimi anni delle scuole superiori, poi dovranno fare una scelta per proseguire. I ragazzi faranno una scelta per proseguire le loro attività di studio o lavorative, e quindi coinvolgerli in questi progetti è sicuramente anche un'opportunità per loro per avere maggiori elementi per fare una scelta appropriata rispetto alle loro ambizioni e ovviamente anche alle loro capacità. Infine, penso che questi incontri siano utili anche per creare una comunità tra noi docenti, tra voi docenti, per scambiarci idee, delle linee guida, delle buone pratiche, soluzioni a problemi. E vedrete, io insomma già ho iniziato altri corsi che durante questi incontri, poi c'è, diciamo, la testimonianza di qualcuno di voi che magari espone cosa è stato fatto, cosa è riuscito a fare, cosa non è riuscito a fare a causa, per esempio, di problemi tecnici, burocratici, organizzativi, amministrativi, eccetera, eccetera. Può dare impulso ad altri di voi di prendere spunto o magari dialogare e convergere verso qualche soluzione. Io penso che comunque fare massa critica, quindi avere un insieme, una comunità italiana di docenti e studenti che sono interessati a svolgere questo tipo di attività, ovviamente è un obiettivo molto importante perché ci permette di migliorare sempre le nostre attività didattiche, imparare l'uno dall'altro e così via. Quindi queste sono le mie motivazioni per appunto svolgere questo percorso, e qui ho buttato giù anche quello che mi aspetto, quindi cosa spero che otteniamo alla fine di questo percorso. Ovviamente poi ciascuno di voi avrà le sue aspettative e valuterà insomma i risultati che saranno ottenuti. Allora io penso che alla fine del percorso sicuramente avremo un'idea più chiara di che cos'è l'intelligenza artificiale e la robotica. Questo ovviamente non vuol dire che non l'abbiate già, però spero di contribuire a darvi almeno qualche punto di vista o qualche spunto di riflessione per essere sicuri che se qualcuno ci chiede che cos'è l'intelligenza artificiale, sappiamo rispondere bene, meglio per esempio dei giornalisti o dei politici. E ovviamente delle conoscenze di base sulla programmazione dei robot, ma ripeto, non con l'obiettivo di farvi diventare esperti, ma con l'obiettivo di capire quali sono le potenzialità di questi strumenti e capire come queste potenzialità possono essere fornite
ai ragazzi per dargli degli spunti di apprendimento. Poi se i ragazzi, io penso che noi abbiamo diverse evidenze che i nostri studenti possano essere più bravi di noi in qualche aspetto. Per esempio, nell'uso della tecnologia, i ragazzi sanno maneggiare meglio alcune tecnologie, sono più pronti ad impararli. Per cui non penso che ci debba essere un problema nel fornire ai ragazzi degli strumenti che noi stessi non conosciamo. Io credo che non ci dobbiamo preoccupare di, per esempio, non fare un'attività didattica perché pensiamo di non essere abbastanza preparati su un certo argomento tecnologico rispetto ai nostri ragazzi. Credo che questo non sia un problema. Il fatto che i ragazzi possano imparare meglio, per esempio, la programmazione dei robot, non è un problema, anzi io lo vedo proprio come un'opportunità, un valore aggiunto. È sufficiente che noi sappiamo qualcosa sulla programmazione robot, quali sono le potenzialità, quello che può fare. Se poi diamo questo impulso ai ragazzi, i ragazzi tirano fuori delle soluzioni che permettono, per esempio, di utilizzare i robot per fare qualche task interessante, credo che non ci sia assolutamente nessun problema al fatto che quello che stanno facendo i ragazzi noi non lo sappiamo maneggiare, non lo sappiamo spiegare. Non so se mi spiego, insomma, volevo sostanzialmente lanciare il messaggio che non è necessario essere esperti di programmazione dei robot per guidare, diciamo per supportare un team di ragazzi che vuole lavorare su questi progetti. Allora, noi vedremo diversi esempi di attività didattiche e penso che alla fine, spero che alla fine, diciamo, dopo una serie di esempi, vi viene anche a voi in mente qualche idea per progettare attività didattiche, quindi spero che sia possibile da parte vostra anche di proporre, di prendere spunto da quello che vedremo nel corso per proporre delle attività didattiche che possono essere, per esempio, replicare qualcosa che è stato fatto oppure inventarsi nuove attività che possono essere un'attività che fate nella vostra classe, un'attività a livello di scuola, una competizione con la scuola che avete di fronte nello stesso quartiere. E ovviamente su questo, insomma, poi possiamo discutere di vari tipi di approcci di questo tipo. E come dicevo prima, ovviamente un altro risultato atteso è il collegamento tra di voi, quindi la creazione di un network di persone interessate, di docenti interessati a questi sviluppi, che può essere utile, per esempio, per coordinare delle attività congiunte. Allora, brevemente, il programma è suddiviso in quattro sezioni. Una prima sarà molto breve, probabilmente riusciamo a completarla oggi. È un'introduzione all'intelligenza artificiale e alla robotica. Questo penso che sia importante per sapere di cosa stiamo parlando, anche per spiegare, per esempio, ai dirigenti scolastici, ai genitori dei ragazzi, ai ragazzi stessi, cosa vuol dire fare un progetto di robotica o di intelligenza artificiale? E quindi, anche se ovviamente non andremo nel dettaglio di nulla, ma almeno alcune parole chiavi, alcuni concetti chiavi, degli elementi che permettono, insomma, di rispondere in maniera corretta alla domanda che cos'è l'intelligenza artificiale, questa penso che sia importante. E come vorrei, vedremo un po' velocemente anche la storia dell'intelligenza artificiale, cosa è stato fatto in Italia, ma anche le opportunità di studio e di carriera. Questo ovviamente non perché dobbiamo necessariamente provare a convincere i nostri ragazzi a fare un'attività di studio e carriera in questo ambito, ma semplicemente per conoscerli, per poter dare ai ragazzi delle informazioni, per esempio, su quali sono le possibilità in questi campi. E vi parlerò anche brevemente del panorama della ricerca internazionale in questi campi, perché penso che sia una cosa anche molto importante e utile per la discussione. E una parte, diciamo, centrale del programma sarà
una, diciamo, di nuovo una panoramica abbastanza ad alto livello sui concetti di base della costruzione dei robot, quindi quali sono i componenti e come si costruisce un robot, e qual è il software che deve essere, che viene usato tipicamente per la programmazione dei robot, e poi vedremo sia, diciamo, dei livelli di programmazione, chiamiamo facili, quelli in cui non è necessario conoscere un linguaggio di programmazione, ma è sufficiente utilizzare un strumento visuale, ad esempio programmazione sequenziale o programmazione a blocchi, e poi vedremo anche degli elementi di programmazione Python. Ripeto, non vi spaventate, questi sono solamente dei concetti di base, e ovviamente poi chi invece già conosce questi strumenti potrà appunto ritrovare questi strumenti nelle attività didattiche specifiche di cui stiamo parlando. Si sente molto parlare di coding e di problem solving, e qui nelle slide troverete le traduzioni in italiano. Quindi programmazione è coding, solo che è scritto in italiano, problem solving scriveremo risoluzione di problemi, che diciamo, non c'è nessun motivo, insomma, non c'è nessuna distinzione. Io forse faccio parte della vecchia guardia quando ho iniziato diciamo, a studiare la programmazione. Il corso universitario a cui ho, diciamo, il primo corso universitario si chiamava Programmazione dei calcolatori elettronici e anche dei computer, e quindi io continuo a usare, diciamo, la terminologia italiana. Però stiamo parlando di coding, è la stessa cosa, insomma, non c'è nessuna differenza. L'altro aspetto che mi farà piacere condividere con voi è come integrare tecniche di intelligenza artificiale nella robotica. Quindi qui vedremo nella prima parte la programmazione di robot mobile, quindi vedremo programmazione di elementi di base, chiamiamole così. Quindi il robot mobile sarà programmato per fare delle cose, chiamiamole così, semplici. Mentre in una seconda parte vi vorrei far vedere appunto come è possibile integrare tecniche di AI nella robotica. Allora, questo di nuovo non dovete spaventarvi, è chiaro che scritto così, noi abbiamo un intero corso di laurea che si chiama Intelligenza Artificiale e Robotica, e quindi sono 5 anni di studio per imparare a fare questa cosa, e quindi è chiaro che in poche ore non possiamo fare altrettanto. E quindi questa sezione del programma io vi farò vedere degli esempi di come delle componenti di AI già esistenti, ovviamente, possono essere integrate con altre componenti di robotica per realizzare dei sistemi che poi, se volete, possiamo anche chiamare di robot intelligenti, che però vengono integrate, per esempio, con la programmazione sequenziale, con la programmazione a blocchi, quindi utilizzando queste componenti di AI di robotica come dei blocchi, che ovviamente contengono delle tecnologie che non dobbiamo necessariamente conoscere nel dettaglio, però che sappiamo come integrarle. E ripeto, soprattutto poi l'obiettivo è di proporre ai nostri ragazzi di integrarle. E questo è qualcosa che in qualche modo noi già facciamo, cioè noi siamo abituati a interagire con componenti degli AI. La maggior parte delle app nei nostri telefonini già usano componenti di AI, per esempio quando parliamo al telefono siamo la parte di speech recognition, questo usa tecniche di AI, se mandiamo una foto in un social network e ci viene taggata o comunque viene riconosciuta la persona, sono degli strumenti di AI, e molto spesso questi strumenti di AI sono anche integrati, per esempio quando parliamo al navigatore per indicare una destinazione, c'è uno diciamo, sistemi di AI integrati in cui c'è la parte di speech che consente al navigatore di individuare qual è la destinazione, e poi c'è una parte di ricerca per cui il navigatore trova il percorso per andare in quella destinazione, e poi il navigatore comincia a parlare, quindi integra anche la parte di sintesi della voce. E quindi siamo già abituati a interagire con strumenti
componenti di AI senza conoscere, non sappiamo come funziona il sistema di speech recognition, però lo sappiamo usare. Quindi allo stesso modo qui noi potremmo mettere insieme delle componenti che, anche se non sappiamo bene come funzionano, vedremo che quando le mettiamo insieme tiriamo fuori un sistema carino, complesso, che fa mostra le capacità degli AI. E, ripeto, questo non serve a farci diventare tutti esperti di AI robotica, ma semplicemente a far capire quali sono le potenzialità e magari a stimolare una curiosità, soprattutto per i ragazzi, per decidere se questo è qualcosa che gli piace, che gli piacerà come argomento di studio e di lavoro in futuro, oppure no, perché giustamente non abbiamo l'obiettivo di far diventare tutti ingegneri dell'intelligenza artificiale e della robotica. E la terza parte è quella invece relativa alle attività formative e alle attività didattiche, cioè come possiamo mettere tutte queste cose all'interno di un progetto formativo, di un progetto didattico per gli studenti, come possiamo organizzare queste attività didattiche, come possiamo organizzarle per esempio sotto forma di competizione, quindi sia guidare studenti a partecipare a competizioni già esistenti, però vedrete che non è particolarmente difficile organizzare una competizione verso la presso la vostra scuola. Ovviamente richiede un pochino di, diciamo, di organizzazione, non tanto di strumenti, e quindi cercheremo di capire come è possibile definire, progettare, organizzare e mettere in esecuzione una serie di attività didattiche su questi argomenti. E l'altra cosa che vi vorrei far vedere è come si valutano le prestazioni di questi progetti formativi. Molto spesso noi facciamo un'attività didattica e diciamo è stata bella, è stata interessante, i ragazzi si sono divertiti, però non abbiamo, diciamo tipicamente non andiamo a misurare le prestazioni. Allora, esistono delle tecniche per misurare le prestazioni dell'educazione che vengono usate nella ricerca di robotica educativa, ad esempio, e io penso che sia utile sapere quali sono queste tecniche. È ovvio che poi non necessariamente vogliamo misurare le prestazioni ogni volta, però io faccio questa considerazione. Ho partecipato a diversi convegni anche internazionali in robotica educativa e nell'uso della robotica dell'intelligenza artificiale nelle scuole e anche in altri contesti, e ho visto che all'estero i nostri colleghi fuori dall'Italia, secondo me, in media in generale, non in assoluto, fanno meno cose, però le divulgano di più. E quindi io vado a queste conferenze, non ci sono quasi mai italiani, e quando ascolto quello che descrivono i nostri, colleghi non italiani, mi rendo conto che secondo me in Italia facciamo di più e meglio, e però non lo valorizziamo. Quindi mi piacerebbe anche dare questa prospettiva di capire se qualche progetto formativo può addirittura essere valutato e può essere trasformato in un esperimento scientifico o in una pubblicazione scientifica. E quindi questo è un aspetto che vedremo. E per quanto riguarda l'attività di laboratorio, poi nella prossima slide vedremo anche lo schedule, ovviamente tutto questo non riusciamo a farlo solamente davanti allo schermo, quindi avremmo bisogno ovviamente di vedere che cosa si può fare fisicamente, eccetera. E quindi io vorrei, anche d'accordo con voi, definire una serie di attività di laboratorio in presenza. Laboratorio in presenza può essere costituito da due parti: una parte in cui magari siamo solo noi, voi e me e qualcun altro dei miei collaboratori, in cui ci mettiamo a costruire robot, a giocare con i robot. Un'altra parte di laboratorio in presenza potrebbe essere anche con i vostri studenti, quindi un laboratorio tra qualcuno di noi che vi assiste, voi e
un gruppo di vostri studenti per fare attività di laboratorio non sulla costruzione del robot, ma sull'attività didattica stessa. E penso che poi alla fine quello che almeno diciamo per me l'obiettivo principale è che quello che esce fuori da questo corso, qualsiasi cosa sia, sia possibile poi per voi portarla nelle vostre classi. E quindi mi piacerebbe, insomma, organizzare anche delle attività di laboratorio in cui... Scusate un attimo, c'è. Ok, io ho il superpotere di mettere a muto i vostri microfoni se ci sono dei rumori di sottofondo. Ovviamente, ripeto, se dovete intervenire potete tranquillamente sia accendere il microfono che alzare la mano. Viceversa, se sento dei rumori di sottofondo, userò il superpotere di mettere il microfono in muto. Ok, quindi diciamo le attività di laboratorio le vorrei fare in queste due versioni, una versione tra di noi, una versione coinvolgendo anche qualche studente, qualcuno dei vostri studenti. E, ovviamente per queste attività dobbiamo capire bene come organizzarci, ovviamente i laboratori in presenza, e dunque diciamo, la temporizzazione di questi incontri è la seguente. In questo periodo aprile-maggio faremo solamente incontri online, non è stato possibile organizzare altro perché il tempo è molto stretto. Tra l'altro, come avete visto, abbiamo concentrato gli incontri anche nella prima parte di maggio, perché poi sappiamo che quando ci avviciniamo alla fine dell'anno scolastico abbiamo tutti più impegni, quindi diciamo, concentreremo queste attività nelle prossime settimane. E a me piacerebbe poi fare tutta una serie di ore di laboratorio in presenza in autunno, nel prossimo anno scolastico, e poi altri incontri in primavera del prossimo anno, quindi nel 2023, in cui magari mettiamo insieme e cerchiamo di raccogliere i risultati di quello che abbiamo fatto. In questo primo gruppo di incontri io vi lancerò tutte le possibili idee su come si fanno queste cose, sperando appunto di poter distribuire un certo numero di laboratori in presenza dislocati in diversi posti, in maniera tale ovviamente da minimizzare gli spostamenti. Ovviamente ci sarà sicuramente una sede a Roma, perché io sto qui e perché comunque diciamo, per me è molto facile. Allora, su quali e quanti sedi non abbiamo ancora deciso, perché vogliamo coinvolgere voi in questa decisione. Non voglio scegliere io la città X e poi magari non c'è nessuno di voi che è interessato a muoversi verso la città X. E quindi la mia, diciamo, proposta, e quella appunto che ho discusso anche con Fondazione, è che in questi incontri che facciamo adesso da aprile e maggio e raccogliamo anche le vostre possibili richieste e adesioni, quindi magari manderemo poi, vi chiederemo di rispondere a un sondaggio per capire appunto da dove venite e quanto siete disposti a muovervi. Io penso che sarà possibile attivare quattro laboratori in quattro città diverse in parallelo, di cui una è Roma e quindi altre tre, e ovviamente le vorrei dislocare a seconda della vostra distribuzione. E quindi, diciamo, quello che suggerisco è di raccogliere le vostre richieste, le vostre informazioni su dove siete e lasciatemi dire quanto siete disposti a muovervi, in maniera tale da fare una scelta che ottimizza la partecipazione in presenza. Poi anche sul tempo, io non so se faremo esattamente 20 ore, se saranno 5 pomeriggi di 4 ore tutti insieme. Sì, è qualcosa che dobbiamo decidere. Ci sono due vincoli. Il vincolo ovviamente vostro, perché se io organizzo un'attività in presenza e c'è poca partecipazione, ovviamente vuol dire che l'attività non è stata efficace. È un vincolo da parte nostra, da parte della fondazione, perché ovviamente dobbiamo gestire, le risorse sono limitate, non possiamo fare un laboratorio in ogni città, non possiamo venire
in ogni città da cui provenite voi. Ok, quindi questo risponde alla domanda, penso. E quindi quello che faremo è prima raccoglieremo delle informazioni per capire, per esempio, quali sono le zone, le città, diciamo, in cui c'è maggiore possibilità di avere queste attività, e insieme sceglieremo, diciamo, una dislocazione dei posti in cui faremo i laboratori che massimizza la partecipazione in presenza. Passiamo a, diciamo, alla chiamiamola lezione 1, parte 1, che è appunto un'introduzione all'intelligenza artificiale e alla robotica. Quindi qui parliamo di cose anche più generali rispetto al specifico programma del corso, però come dicevo prima penso che sia importante perché vogliamo comunque avere un'inquadratura, essere sicuri che quando andiamo a spiegare cosa stiamo facendo lo spieghiamo bene, tra virgolette. Bene vuol dire utilizzando anche la terminologia giusta e senza promettere cose che sono, diciamo, poi non veritiere, perché comunque queste attività didattiche che facciamo hanno sempre solo l'obiettivo di far conoscere le tecnologie agli studenti, non di farli diventare esperti, ma di stuzzicargli la loro curiosità. E abbiamo visto, insomma, questo forse lo confermava anche prima Sabina, che poi una volta che mettiamo in mano questi strumenti ai ragazzi vanno da soli, che cominciano diciamo, a esplorare, cominciano a informarsi da soli su come possono utilizzare questi metodi, e siccome comunque online trovano anche molto materiale, abbiamo visto che, insomma, noi dobbiamo solamente far scattare la scintilla, poi loro continuano a lavorare da soli. Allora, che cos'è l'intelligenza artificiale? Questa è la cosa più difficile, la domanda più difficile a cui rispondere e a cui comunque io non darò una risposta, anche perché non vorrei, diciamo, introdurre troppi concetti di questo tipo, anche perché poi quando si, diciamo, si tenta di definire l'intelligenza artificiale, si rischia di sconfinare nella filosofia, nell'etica, quindi diventa molto complicato. Però ci sono dei concetti di base. Il primo è che l'intelligenza artificiale è una disciplina scientifica, esattamente come la matematica, come la fisica, come la chimica, quindi non è nient'altro che una disciplina scientifica. Come tutte le discipline scientifiche, produce tecnologia. Quindi come abbiamo tecnologia prodotta dalla meccanica, tecnologia prodotta dall'informatica, dall'elettronica, anche dalla fisica e dalla chimica, abbiamo tecnologia prodotta dall'intelligenza artificiale, quindi quello che viene studiato scientificamente poi può essere trasformato in un prodotto tecnologico. E quando abbiamo una tecnologia, noi possiamo costruire dei sistemi. I sistemi sono delle cose complesse, tipicamente formate da diverse componenti, e tipicamente un sistema che possiamo chiamare sistema di AI è un sistema caratterizzato da diverse componenti, alcune delle quali usano le tecnologie di AI sviluppate grazie alla scienza dell'AI. Quindi un sistema di AI non è nient'altro che un insieme di componenti che collaborano tra di loro per realizzare gli obiettivi del sistema, in cui alcuni di questi componenti sono stati sviluppati con tecnologie di AI, ma un sistema di AI ha sempre almeno altre componenti, per esempio componenti informatiche, componenti meccaniche, componenti elettroniche, e quindi non abbiamo mai un sistema di AI puro, ma un sistema che è sempre un insieme di varie componenti, in cui alcune con tecnologie AI ed altre no. E un sistema di questo tipo a volte viene chiamato anche sistema intelligente, però qui non vado a fare tutta la disquisizione filosofica sull'intelligenza, ma vi dico il mio punto di vista, diciamo la mia prospettiva, è che la concezione di essere intelligenti, secondo me, deve essere applicata solamente alle persone. E quindi un sistema, una macchina, un
artefatto, nella mia concezione, non deve essere considerato intelligente. Sappiamo che anche nel caso degli animali c'è un dibattito per capire se gli animali sono intelligenti oppure no. Probabilmente alcuni animali sono intelligenti, altri è un po' più difficile dire se sono intelligenti o meno. E sicuramente un sistema, un robot, una macchina, non li possiamo associare all'essere intelligente. Però invece quello che possiamo dire, e che è quello che dirò sempre, diciamo, ripeto, questa è la mia prospettiva, ma anche la prospettiva di molti ricercatori, magari non di tutti, è che i sistemi possono mostrare un comportamento intelligente e quindi è molto diverso essere intelligenti da mostrare un comportamento intelligente. Essere intelligenti è una caratteristica specifica delle persone, secondo me. Mostrare un comportamento intelligente può essere una caratteristica di un sistema che in un certo modo, rispetto a un particolare task, mostra in quel momento e per quel task un comportamento intelligente. Quindi questo è quello che vogliamo fare, che sostanzialmente quando facciamo delle attività didattiche anche per i nostri ragazzi, facciamo vedere come è possibile costruire dei sistemi che mostrano in alcuni casi e per alcuni task un comportamento intelligente. E penso che questa cosa sia importante, non promettere ai ragazzi di fare cose intelligenti, e che poi dopo ovviamente vedremo che ci sono molte limitazioni, ci sono molte limitazioni in generale dell'intelligenza artificiale, ancora di più dell'intelligenza artificiale applicata alla robotica che vedremo in questo corso, perché è vero che metteremo insieme componenti di AI e di robot, però necessariamente per questo corso queste componenti sono molto semplici e quindi è molto facile vedere che non sono intelligenti se avessimo una misura di intelligenza. E quindi dobbiamo far vedere che questi sistemi in alcuni casi mostrano un comportamento intelligente. Questo è quello che possiamo promettere di fare, che in realtà è anche quello che possono promettere di fare tutti i ricercatori di intelligenza artificiale, nel senso che nessuno è in grado di costruire un sistema che è sempre intelligente. Tutti noi, anche i migliori ricercatori nel mondo, possono costruire sistemi che, magari nella maggior parte dei casi, o quando la situazione è, diciamo, adatta, questo sistema mostra un comportamento intelligente. E sicuramente l'intelligenza artificiale ha avuto, una risonanza a partire dagli anni 90, quando sono stati evidenziati quelli che sono stati chiamati appunto i successi degli AI, laddove l'AI è stata confrontata con le persone e messa in competizione con le persone, e i successi in questo periodo, quindi negli anni 90, erano successi in cui diciamo, il successo veniva misurato in termini di AI che sia in grado di essere più brava di sconfiggere le persone. E questo l'abbiamo avuto inizialmente a metà degli anni 90, forse è stata una delle prime, diciamo, delle prime volte in cui si è parlato di AI, magari, ovviamente l'AI vedremo prima che esisteva da tanti anni, però non era conosciuta, quando appunto un sistema basato su AI è stato in grado di sconfiggere il campione del mondo degli scacchi. Poi successivamente sono stati fatti degli studi di AI che è in grado di giocare ai videogame meglio delle persone. Recentemente, pochi anni fa, l'AI è stata in grado di vincere contro il campione del mondo di Go. Go è un gioco molto più complicato, degli scacchi, per esempio. E ora ci sono programmi che giocano a poker, programmi che, diciamo, in quasi tutti i giochi, penso che ormai non ci sia più nessun gioco in cui, diciamo, non sia possibile realizzare un sistema di AI che sia più bravo non solo della persona media, ma anche del miglior giocatore umano. Allora, adesso abbiamo una tecnologia che, se voi non siete almeno maestro di scacchi, potete tranquillamente scaricare un programma gratuitamente sul vostro telefonino che
sicuramente più bravo di voi a giocare a scacchi. Okay. Allora, questa era un po', diciamo, la mentalità degli anni 90, quando l'AI veniva contrapposta alle persone e il successo dell'AI veniva misurato, diciamo, rispetto alla sconfitta della persona. Quindi l'AI era brava quando sconfiggeva le persone. Ovviamente questo tipo di, diciamo, di contrapposizione tra AI e persona ha fatto nascere anche giustamente dei dubbi, delle perplessità, dei problemi etici e morali, perché se l'AI è meglio delle persone a giocare a scacchi, magari poi è meglio delle persone anche a prendere delle decisioni, magari è meglio delle persone a fare la guerra e così via. E quindi quando misuriamo i successi dell'AI in termini di sconfitta delle persone, ovviamente abbiamo un sistema che non va tanto bene perché ottimizzare i successi dell'AI vuol dire in qualche modo pessimizzare le prestazioni delle persone. E quindi c'è stato un cambio di paradigma negli anni 2000 e ormai adesso, diciamo negli ultimi 20 anni, in cui il successo dell'AI non è più quando l'AI sconfigge la persona, ma quando l'AI aumenta la persona. Non so se aumenta è la traduzione corretta di quello che diciamo in inglese è il termine di augmented. Adesso tutti i programmi della Comunità Europea, quando noi scriviamo le proposte per farci finanziare progetti dalla Comunità Europea, noi dobbiamo scrivere esplicitamente che il sistema di AI darà un vantaggio alla persona. E quindi il successo dell'AI adesso è l'AI più la persona, quindi l'AI al servizio di una persona, deve essere migliore, deve essere confrontata con la persona che non usa l'AI. Quindi non più AI contro persona, ma AI più persona contro persona senza AI. E questo ovviamente è un cambio di paradigma fondamentale che ci sta, diciamo, indirizzando a costruire tutta una serie di applicazioni intorno alla persona. Quindi la persona sta al centro e l'AI è uno strumento che permette alla persona di fare meglio il suo lavoro. E quindi questa è anche un po' l'AI che troviamo nei prodotti commerciali. Quindi il fatto di avere un'AI che ci permette di parlare con il telefonino per chiedere le indicazioni stradali per andare in un certo posto, ovviamente non è stata pensata con l'obiettivo di far vedere che il telefonino è più bravo di noi a trovare la strada, ma è stata pensata per aiutarci, per fare in modo che una persona con il telefonino e con il navigatore possa raggiungere più efficacemente, per esempio nel minor tempo, o magari addirittura evitando il traffico, la sua destinazione rispetto a una persona che invece non usa questa tecnologia. E così come la tecnologia che usiamo sui social, per esempio, per condividere le foto e per riconoscere le foto, adesso abbiamo vari strumenti che addirittura ci ricordano che è il compleanno di qualcuno di cui ci siamo dimenticati il compleanno, e quindi grazie alcune tecniche di AI siamo in grado di fare gli auguri alla persona al giorno giusto, e questo è qualcosa che possiamo considerare come diciamo, un aspetto positivo, in quanto la persona più l'AI è stata più brava a ricordarsi il compleanno rispetto alla persona da sola senza AI. Quindi questo è l'approccio moderno dell'AI, è quello che ovviamente seguiamo tutti. E è importante questa cosa perché anche nelle attività didattiche che facciamo di robot nelle scuole dobbiamo stare attentissimi a non pensare assolutamente che i robot possa sostituire l'insegnante a scuola. Quindi non c'è nessun obiettivo di realizzare un sistema robotico, un sistema di AI che possa essere messo in contrapposizione con l'insegnante. Non c'è nessun obiettivo di costruire un sistema per dimostrare che il sistema è migliore di un insegnante a insegnare qualcosa, ma quello che stiamo realizzando,
ovviamente il concetto fondamentale, che è esattamente quello dell'approccio moderno alle AI, è verificare se un docente come voi aumentato, quindi grazie all'uso della tecnologia, che potrebbe essere l'IA e la robotica educativa, è più efficace nel trasmettere dei contenuti formativi ai ragazzi rispetto al docente senza AI. Okay? Quindi questa cosa è importante, perché poi quando andiamo, anche se scrivete un PON per il ministero, se andate a parlare con il dirigente scolastico o con i genitori, dovete stare attenti se qualcuno, diciamo, tenta di insinuare, scusate, sono un po' stanco, il sospetto che stiamo realizzando dei sistemi contrari rispetto alla, diciamo, alla didattica o al modo, diciamo, di insegnare ai nostri ragazzi. Noi dobbiamo spiegare bene che ovviamente non vogliamo assolutamente sostituire gli insegnanti, ma semplicemente dare uno strumento in più. Così come la LIM, che magari avete in classe, non è stata pensata per sostituire l'insegnante, ma è uno strumento che poi ovviamente alcuni di voi probabilmente lo trovano utile, altri no. Questo ovviamente come tutti gli strumenti, così come le chat, Google Meet è uno strumento, non può sostituire l'insegnante, in alcuni casi potrebbe essere utile, in altri no, ma in realtà anche il gesto della lavagna è uno strumento e alcune volte alcuni di noi lo usano, altri no, in alcuni casi è uno strumento buono per spiegare qualcosa, in altri casi non lo è. E quindi dobbiamo vedere la robotica dell'IA educativa come uno strumento che a disposizione dell'insegnante, l'insegnante decide come e quando usarlo, con l'obiettivo di far vedere che insegnante più robot con AI riesce a fare qualcosa meglio rispetto all'insegnante da solo. Ok, e allora, questo, abbiamo visto l'AI, ma cosa vuol dire l'AI applicata alla robotica? Aggiungiamo un altro aspetto molto importante, che è quella dell'interazione fisica con l'ambiente e con le persone. Quindi questi strumenti di AI sono strumenti software, diciamo. Quindi qui giocate a scacchi, ma in realtà giocate in un mondo virtuale, giocate a scacchi guardando uno schermo. Tutte queste altre applicazioni sono applicazioni in cui noi interagiamo con un software. Ma quando l'AI viene messa su una macchina dotata di motori e dotata di movimento, allora stiamo costruendo qualcosa di più, che ha una fisicità e ha la possibilità di interagire con l'ambiente e anche con le persone. Quindi robot mobili, che quindi possono muoversi, possono avere un effetto fisico sul mondo, a differenza, diciamo, del software, per esempio sul telefonino, possono avere anche un contatto diretto, quindi questo robot può toccare una persona. L'automobile autonoma, che usa tecnologia robotica di AI, trasporta persone da un posto all'altro, quindi c'è un contatto fisico, addirittura un trasporto. E quindi quando mettiamo l'AI nella robotica dobbiamo stare ulteriormente attenti a capire se questi robot dotati di AI possono effettivamente essere usati per migliorare le prestazioni delle persone. E ad esempio, siamo penso tutti convinti che le automobili autonome ridurranno il numero di incidenti. Quindi la persona dentro l'automobile autonoma, grazie anche a tecniche di AI, potrà viaggiare più sicura rispetto a una persona che viaggia in un'automobile manuale. Questo, diciamo, sono abbastanza sicuro che avverrà. E certo, poi ci sono altre applicazioni in cui i robot su Marte per il momento sono ovviamente molto utili, perché in questo momento non è possibile andare su Marte, inviare su Marte delle persone, però ci possiamo mandare tanti robot, e che un robot possa giocare a calcio o suonare la tromba, ovviamente questo, discutere dell'utilità di queste tecnologie è un pochino più difficile, però come potete immaginare nella ricerca molto spesso si pongono degli obiettivi che magari non sono
necessariamente collegati direttamente a qualche applicazione pratica. E qui, giusto, diciamo, per fare qualche esempio, faccio gli esempi dei robot cacciatori, che, diciamo, è la cosa che mi appassiona da ormai più di 20 anni, che però è molto interessante come dominio applicativo, innanzitutto perché permette di spiegare abbastanza bene di cosa stiamo parlando, visto che comunque, insomma, il calcio è un gioco conosciuto da tutti, anche a livello internazionale, quindi quando si parla di calcio non devi spiegare le regole, non devi spiegare che cosa sta succedendo, perché sappiamo tutti quali sono le problematiche, addirittura le difficoltà nel giocare a calcio, e perché, come potete immaginare, attira molto gli studenti. Io devo dire che studenti più bravi che ho avuto hanno iniziato a lavorare con me e col nostro gruppo di ricerca, perché erano stati, diciamo, catturati dall'idea di programmare dei robot che giocano a calcio. Allora, questi robot sono dei robot autonomi, quindi quello che vedete è frutto dell'esecuzione di un programma che usa tecniche di intelligenza artificiale, ma non solo, ovviamente. Non ci sono persone dietro con il joystick, quindi le persone che vedete guardano la partita. Quindi il robot autonomo sta prendendo delle decisioni autonome, e sostanzialmente quello che fa è guardare il mondo e quindi l'ambiente attraverso una telecamera che gli permette di capire dove si trova la palla, dove si trovano gli avversari, dove si trova la porta, e prende delle decisioni in termini di movimento dei motori. E una combinazione dei movimenti dei motori fa sì che il robot faccia questa operazione che avete visto, che è quella di fare gol. Allora, questi robot possiamo dire che mostrano un comportamento intelligente. Non posso dire che questo robot è intelligente, perché non sa fare nient'altro che quello che avete visto, però se consideriamo il task giocare a calcio e il particolare video che avete visto, allora possiamo dire che questo robot, relativamente al task di giocare a calcio, in questa particolare situazione ha mostrato un comportamento intelligente. Okay? Questo è quello che vi voglio dire. Ovviamente, se questa fosse stata la sua porta e avesse fatto autogol, allora forse non avrei detto che è un robot intelligente, avrei detto che è un robot stupido perché ha fatto gol nella propria porta. Non era questo il caso. Quindi, sostanzialmente, il robot è una macchina dotata di sensori che gli permettono di percepire quello che succede, ad esempio una telecamera, è dotata di attuatori che sono, per esempio, dei motori che gli permettono di muoversi, è dotata di un computer, qualche unità di controllo, in cui vengono realizzati dei programmi, alcuni dei quali utilizzano tecniche di intelligenza artificiale, che permettono al robot di eseguire un particolare task. E in alcuni casi l'esecuzione di questo task viene eseguito in maniera tale da mostrare un comportamento intelligente. Okay, questa, diciamo, è la cosa corretta da dire in questi casi. Un altro aspetto interessante dei robot è che, rispetto alle altre macchine, hanno una caratteristica importante, che è quella di poter imparare. Cosa vuol dire imparare? Imparare per me vuol dire migliorare le prestazioni nel tempo, grazie all'esperienza. E questo penso che si applica anche diciamo, all'insegnamento scolastico. Quindi, quando un bambino impara bene a fare le addizioni, impara a migliorare le sue prestazioni nel fare le addizioni grazie all'esperienza, grazie al fatto che ha fatto tanti esercizi. Ovviamente imparare a camminare è qualcosa che noi tutti impariamo grazie all'esperienza, quindi nessuno insegna al bambino di 9 mesi come cammina, non è che gli spieghiamo la teoria di come si cammina. Il bambino prova, fa delle mosse, a volte cade e dopo un po' capisce qual è il modo corretto per gestire i muscoli delle gambe, per consentirgli di camminare. E questa cosa, questo tipo di apprendimento può essere riportato anche sui robot. E questo è un esempio per vedere nel robot che si sta muovendo a sinistra, dell'uso di una tecnica di apprendimento automatico, di intelligenza artificiale, per imparare a camminare. E
Questa ovviamente è un video che mostra una serie di fotogrammi montati successivamente, però fa vedere nel tempo, ovviamente ci vuole molto tempo, ma questo è vero anche per gli esseri umani, vedete nel tempo che migliorano le prestazioni, dove in questo caso le prestazioni sono quelle di camminare più velocemente, quindi percorrere maggiore spazio nella stessa quantità di tempo e di essere stabile, quindi non cadere. Mentre questo robot a sinistra continua a imparare, faccio vedere un paio di anni dopo un altro robot che, vedete, adesso questo robot ha imparato a camminare, però deve anche fare delle azioni più di alto livello, più concettuali. Quindi questo robot a destra adesso, oltre a camminare, potete notare che guarda la palla, quindi è anche in grado di riconoscere quali sono gli oggetti di interesse, in questo caso per il calcio robotico, ovviamente la palla, e deve prendere anche delle decisioni di alto livello, ad esempio come da questa situazione calciare la palla nella porta che vedete alle sue spalle. E quindi il robot fa una scelta anche di alto livello per decidere che l'azione giusta da fare in questo caso è il colpo di tacco. Quindi vedete tutta una serie di ragionamenti, se volete, che poi in realtà sono programmi scritti dai nostri studenti, che studenti sono intelligenti, il robot non è intelligente, ma ha mostrato dei comportamenti intelligenti. E questo è quello che, diciamo, si può fare quando appunto mettiamo insieme queste tecnologie. E per rimanere nella sfida uomini contro AI, uomini contro robot, in effetti questa è degli anni 90, anche se diciamo, la partita è più recente, però la Federazione Robocup, di cui poi vi parlerò, è nata appunto negli anni 90, e quando, come dicevo prima, avevamo, diciamo, c'era la prospettiva di essere più bravi delle persone, è stato pensato anche che un team di robot possa competere con le persone. Qui vedete alcuni, diciamo, frammenti delle partitelle che facciamo alla Robocup tra persone e robot. Se chiedete perché lo facciamo, ovviamente è solo per scopi di ricerca, non c'è nessun obiettivo in questo momento di rimpiazzare i calciatori umani con calciatori robot, però potete immaginare ovviamente che per realizzare un team di robot, vedete qui avete visto una bella azione in cui i robot si sono passati la palla e hanno fatto gol, questo richiede ovviamente un lavoro enorme, ma secondo me la cosa più bella in questo filmato è tutta la gente che sta intorno. E quindi queste partite di robot riescono ad attirare molte persone, addirittura riescono, diciamo, le persone di solito fanno sempre il tifo per i robot, quindi quando giochiamo dobbiamo sempre fargli fare almeno un gol, perché altrimenti. E comunque è molto interessante, appunto, ripeto, far vedere sia tutta una serie di persone. Questi qui, per esempio, sono gli sviluppatori, quelli che hanno scritto il codice del robot, quindi sono orgogliosi nel vedere i loro robot che comunque giocano la partita di calcio, ma anche tutti gli spettatori semplicemente sono venuti, insomma, a vedere questa manifestazione. E questo tipo di entusiasmo io, insomma, molto spesso lo ritrovo anche nelle attività didattiche che possiamo fare noi in piccolo. Certo, non possiamo organizzare la Robocup in questa forma, ma alcune delle attività didattiche di cui parleremo, diciamo, io nella mia esperienza ho visto lo stesso tipo di entusiasmo. Io questo lo salterei perché se no andiamo un pochino troppo lunghi, tanto insomma noi ci siamo capiti. Invece volevo raccontarvi un po' di storia delle AI, anche questa io penso che sia interessante, insomma, la storia si dice che è maestra di vita, però è importante anche capire di cosa stiamo parlando e che tipo di, qual è la storia dell'intelligenza artificiale. Allora, il termine intelligenza artificiale, quindi la prima volta che è stato coniato questo termine, risale al 1955.
quando un gruppo di ricercatori americani e inglesi hanno proposto un progetto di ricerca con questo nome, con questo titolo. E questo, quindi la proposta è stata scritta nel 1955, nel 1956 c'è stato questo primo workshop in cui una serie di ricercatori hanno detto quanto è bella l'intelligenza artificiale, cominciamo a studiare e hanno sostanzialmente fondato la disciplina. In realtà dei concetti di intelligenza artificiale, anche se non si chiamava così, erano già presenti in alcuni scritti qualche anno prima, ma non molti, molti anni prima. Nel 1949, questo è un libro di Shannon sulla programmazione dei computer per giocare a scacchi. E notate che nel 1949 non esistevano i computer. I computer sono stati realizzati, diciamo, i primi esemplari forse negli anni 60. Quindi questo libro parla della teoria. Shannon ha immaginato un computer, ha immaginato matematicamente cosa vuol dire scrivere programmi per giocare a scacchi. E se siete appassionati del gioco degli scacchi, questo libro è molto bello perché fa vedere come molti anni fa, più di 70 anni fa, prima ancora appunto della presenza di computer, era possibile modellare in qualche modo il gioco degli scacchi in maniera tale da scrivere dei programmi, degli algoritmi che potevano appunto simulare giocare a scacchi. Allora, in quel tempo il gioco degli scacchi era stata considerata come, penso giustamente, una caratteristica dell'intelligenza umana. Ovviamente per giocare a scacchi serve sicuramente usare intelligenza, chiaro, serve conoscere le regole, però è un gioco in cui ovviamente serve studiare, serve conoscere, imparare dalle partite precedenti, per cui è un gioco che comunque richiede sicuramente un impegno intellettivo e in quei tempi ovviamente si pensava che se uno riusciva a scrivere un programma che giocava a scacchi come le persone, avrebbe risolto, diciamo, i problemi dell'intelligenza. Poi sappiamo che non è così perché oggi abbiamo tantissimi programmi che giocano a scacchi, ma non abbiamo risolto assolutamente il problema dell'intelligenza artificiale. Però forse il padre dell'intelligenza artificiale mondiale è Alan Turing. Se non avete visto il film Imitation Game, ovviamente penso che sia un'ottima visione per avere un po' di conoscenza su quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. E come magari sapete, non vi svelerò il film se non l'avete ancora visto, però Alan Turing durante la Seconda Guerra Mondiale è stato molto impegnato a risolvere dei particolari problemi e ovviamente durante la Seconda Guerra Mondiale e diciamo subito dopo anche per vicissitudini personali non ha potuto scrivere un trattato, ma l'ha scritto nel 1950, questo Computing Machinery and Intelligence. Qui lui non ha usato ancora la parola intelligenza artificiale, ma in realtà quello che in questo trattato c'è tutto quello che serve per definire l'intelligenza artificiale sostanzialmente. E tutto questo deriva dall'esperienza che è stata fatta durante la Seconda Guerra Mondiale per costruire una macchina che potesse decifrare il codice crittografico dei tedeschi che usavano appunto nei vari messaggi. Quindi in quel particolare periodo appunto del conflitto, gli inglesi riuscivano a intercettare i messaggi dei tedeschi, ma non li capivano perché erano cifrati. E quindi questo viene spiegato, viene anche, diciamo, rappresentato in maniera molto carina nel film, che sostanzialmente da una parte un insieme di persone, di matematici, di esperti di codici, tentavano di decifrare appunto questo codice, e mentre Turing si era messo in testa che sarebbe riuscito a costruire una macchina che avrebbe decifrato il codice
Quindi in qualche modo vedete che è nata la prima competizione tra macchine e persone, perché in quel momento c'era un gruppo di persone che competevano con una macchina per realizzare un task che era quello appunto di decifrare il codice. E alla fine ha vinto la macchina, pare, insomma, poi probabilmente ci sarà stata una collaborazione, ovviamente. E quindi diciamo che possiamo dire che l'intelligenza artificiale è nata nella Seconda Guerra Mondiale, come forse purtroppo molte tecnologie sono nate per esigenze belliche, e è nata appunto da un'esigenza specifica, ma anche dall'intuizione di Alan Turing di poter costruire una macchina che poteva essere in grado di ragionare, di fare dei calcoli. Lui ha usato anche di essere intelligente, poi, ripeto, abbiamo visto che questa cosa adesso, 70 anni dopo, possiamo dire che queste macchine non sono intelligenti, però in quel momento ovviamente è stato un aspetto molto importante. Quindi questo è quello che è successo nel mondo per quanto riguarda quella che è considerata appunto la nascita dell'intelligenza artificiale. E in Italia, diciamo, siamo partiti molto bene perché la ricerca in alcuni settori dell'intelligenza artificiale italiana è iniziata già negli anni 60, e quindi pochi anni dopo rispetto appunto alla nascita ufficiale dell'intelligenza artificiale, sia in diverse città d'Italia e sia su diversi campi dell'intelligenza artificiale. Quindi in Italia ci siamo mossi molto bene a livello di ricerca, quindi ci è piaciuta molto l'intelligenza artificiale sin da subito, e anche a livello di insegnamento nei corsi universitari, già alla fine degli anni 60, quindi poco più di 10 anni dopo di quando è stata inventata l'intelligenza artificiale, già venivano insegnati all'interno di alcuni corsi universitari delle tematiche che poi sono quelle che oggi consideriamo essere tematiche di intelligenza artificiale. Quindi corsi su teoria delle macchine calcolatrici, corsi in cui venivano appunto affrontate le soluzioni ai problemi di ricerca, la logica matematica, le reti neurali, che sono dei concetti che ovviamente oggi fanno parte dei corsi di intelligenza artificiale. Quindi questo è successo già alla fine degli anni 60, e però invece dobbiamo aspettare il 1990 per l'attivazione della cattedra in intelligenza artificiale da parte del MIUR. Quindi io penso, ovviamente non lo posso dire per esperienza diretta, ma penso che la comunità universitaria italiana era pronta a erogare corsi di intelligenza artificiale anche prima, ma immagino che la burocrazia del MIUR nell'attivazione di una cattedra universitaria abbia, diciamo, contribuito ad arrivare solamente nel 1990 ad avere i primi corsi ufficiali di intelligenza artificiale. Però, come dicevo prima, in realtà alcune tematiche di intelligenza artificiale sono state insegnate sin dagli anni 60. E in Italia, in particolare, i primi due corsi di intelligenza artificiale si sono svolti al Politecnico di Milano nel 90 e qui in Sapienza nel 91, dalla professoressa Aiello, che sicuramente è considerata la mamma dell'intelligenza artificiale italiana, e io penso di aver seguito con lei il corso nel 1993, se non sbaglio, quindi insomma, sono stato affascinato ovviamente da questi temi, grazie alla possibilità di seguire corsi di intelligenza artificiale. Qui vi lascio due puntatori a due interventi della professoressa Aiello di tipo divulgativo, in cui ci sono, diciamo, insomma, delle, penso, interessanti divulgazione sulla storia dell'intelligenza artificiale in generale in Italia, quindi se avete voglia di approfondire trovate questi puntatori degli interventi, ripeto, di tipo divulgativo, quindi non sono tecnici. Qual è la carriera in AI robotica? Allora, il punto uno non esiste ancora, è quello che a me piacerebbe, quello su cui stiamo lavorando, magari diciamo,
diciamo, l'occasione di questi corsi è anche quello di svilupparlo ulteriormente, è quello di cominciare a introdurre dei concetti di base di AI robotica in tutte le scuole, anche nelle scuole di primo grado. Ripeto, non con l'obiettivo di iniziare a insegnare le AI, perché le AI è una disciplina scientifica, ma ovviamente non la possiamo insegnare subito, è come per dire la fisica nucleare. Se dovete insegnare fisica nucleare, dovete prima aver insegnato ai ragazzi tutta una serie di nozioni di matematica, di fisica, di elettromagnetismo e di elettronica, e per cui non è possibile. L'intelligenza artificiale ha altrettanto bisogno, diciamo, di una serie di discipline di base, per cui sicuramente non è possibile insegnare intelligenza artificiale nella scuola né di primo né di secondo grado. Però è possibile fare orientamento, fare delle attività, tra cui quelle di cui parliamo in questi corsi, per fare in modo che queste tecnologie vengano conosciute, magari vengano anche usate, vengono usate un pochino meglio, magari con migliore condizione rispetto al fatto che sappiamo bene che i nostri ragazzi già le usano queste tecnologie, perché, come abbiamo detto prima, sono presenti in quasi tutte le applicazioni dei nostri telefonini. L'orientamento nelle scuole permette ai ragazzi di capire che cos'è questo mondo e di fare la scelta giusta, e spero che possa anche migliorare il famoso gender gap. Nelle nostre facoltà abbiamo sempre ancora meno del 20% di presenza femminile rispetto alla presenza maschile, che ovviamente ribadisco sempre che non c'è assolutamente nessun motivo per preferire, diciamo, il genere maschile rispetto a quello femminile. Quindi l'ingegneria informatica, l'intelligenza artificiale, robotica, diciamo, sono ovviamente alla portata di tutti e soprattutto di tutte, e quindi pensiamo che un orientamento nelle scuole possa migliorare anche questa dimensione, che è anche importante, anche perché poi in questo momento e anche sicuramente nei prossimi anni ci saranno sempre più opportunità di studio e di lavoro, anche di posizioni ovviamente importanti, di prestigio da parte di persone laureate o ricercatori di intelligenza artificiale e di robotica, e quindi dare le possibilità anche alle ragazze di partecipare a questi programmi ovviamente è molto importante. Dopodiché, diciamo, ovviamente il percorso prosegue con i corsi universitari, ma soprattutto alla magistrale, quindi di nuovo nelle lauree triennali. Adesso esistono alcune lauree triennali in intelligenza artificiale, però la mia impressione è che è un tentativo, diciamo, di sfruttare il momento e di sfruttare la parola, ma in realtà per fare seriamente intelligenza artificiale e robotica servono ancora delle basi che tipicamente vengono insegnate nei corsi di università di triennali di informatica, ingegneria informatica e così via. E dopodiché, diciamo, possiamo spiegare ai nostri ragazzi, poi vi do subito la parola, finisco solamente questa, diciamo, lista, che esistono dei livelli successivi di istruzione che, mentre un po' di anni fa erano semplicemente appannaggio di chi voleva continuare esclusivamente la carriera accademica, adesso non è più così. Non era così, diciamo, sicuramente all'estero, ma non è più così neanche in Italia. Ovvero, è possibile continuare la formazione in questi settori e uscire in qualunque momento, per non necessariamente quindi continuare nell'accademia, ma uscire in qualunque momento per andare a lavorare sia nelle aziende, nell'industria, anche nella pubblica amministrazione. E quindi c'è sempre più richiesta di dottori di ricerca che lavorano nelle aziende, nell'industria, nella pubblica amministrazione, ma anche di ricercatori. Il ricercatore industriale adesso è una delle figure più richieste,
Però per uscire come ricercatore industriale, quindi per andare a fare ricerca nell'intelligenza artificiale e robotica nell'industria, ovviamente un laureato non è adatto perché non ha avuto la possibilità di imparare come si fa ricerca. E quindi esiste tutto un percorso post laurea che parte dal dottorato di ricerca, il post dottorato che è una formazione di ricercatore e dei periodi di ricercatori, che servono ovviamente sia per la carriera accademica, ma anche per la carriera industriale, aziendale, per costruire la propria azienda, quindi per una carriera imprenditoriale. Noi abbiamo tantissimi esempi di nostri ex dottorandi che adesso, diciamo, hanno la loro azienda e quindi sono diventati imprenditori di loro stessi. E quindi questa cosa penso che sia importante. Comunicare l'esigenza in questo momento di avere figure professionali di alto livello, quindi non solo laureati, ma anche dottori di ricerca, o meglio ancora ricercatori, e che ci sono tantissime opportunità nell'accademia, ma anche nell'industria e nella pubblica amministrazione. Ovviamente ancora più all'estero che in Italia, però. Non è più vero neanche questo. Ormai si può fare una carriera intera in Italia. Devo dire, quando l'ho fatta io era molto difficile, non era comune. Adesso io penso che una persona che è adesso iscritta ai nostri corsi universitari può tranquillamente fare una carriera completa in Italia senza necessità di dover emigrare perché abbiamo possibilità di accogliere queste persone nell'accademia, nell'industria, nella pubblica amministrazione e anche in Italia.